Salve a tutti dallo Student IG. Siamo qui oggi a Porto Maggiore, nell'Istituto Superiore Argenta Porto Maggiore, per presentare il progetto svolto in Bosnia Erzegovina nell'anno 2015-2016 agli studenti dell'Istituto. A questo progetto hanno partecipato l'Istituto Superiore Argenta Porto Maggiore, l'IT Copernico di Ferrara e l'Istituto Luigi Einaudi di Ferrara. Oggi sono presenti i docenti che ci hanno accompagnato e una rappresentante dell'organizzazione Tenda per la Pace. Ecco a voi il servizio. Cosa ti ha suscitato il viaggio in Bosnia e Erzegovina l'anno scorso? Allora, come tutti i viaggi che facciamo con gli studenti in Bosnia e Erzegovina, quando si torna a casa infinitamente arricchiti, non soltanto da quello che abbiamo visto insieme, ma anche dalla conoscenza che abbiamo fatto con i nuovi gruppi, per cui è stato molto bello rientrare e ovviamente la malinconia è partita subito, immediatamente appena rientrati a casa, quindi bellissimo. Oggi incontriamo i ragazzi di Porto Maggiore, faremo vedere il video che voi avete preparato la scorsa primavera, perché crediamo che sia un ottimo modo per cominciare e per invogliarli a mettersi in viaggio, e poi cercheremo di presentare rapidamente il viaggio di modo che loro si facciano un'idea di che cosa andiamo a vedere e come lo andiamo a vedere. Grazie mille. Di nulla, grazie a voi. Qual è stato il suo ruolo all'interno del viaggio in Bosnia l'anno scorso? Allora, il viaggio parte da una sensibilità nei confronti di ciò che è successo e che i ragazzi non conoscono, perché è una pagina talmente vicina che rimane lontana nei libri di storia, per cui i ragazzi non hanno idea che a pochi chilometri da qui si sia consumata una cosa del genere. E quindi mi è venuto in mente di, perché no, all'interno di tanti progetti nelle scuole, organizziamo una cosa del genere, è fattibile. Quindi è stata felice del viaggio che abbiamo fatto l'anno scorso? Da morire. Poi trovo che la soluzione di tante scuole sia una cosa bellissima, perché voi vi conoscete, stabilite delle relazioni. Anche il fatto che sia stato, l'avete provato ragazzi, bello tosto, perché però vi ha dato un'esperienza e una ricchezza che non ha uguali. Siamo qui con due studenti dell'istituto e volevo chiederti cosa ti è piaciuto del video e cosa ti ha trasmesso. Allora, del video mi è piaciuto soprattutto l'ambiente che trasmette, insomma, la storia, la guerra, come l'hanno vissuta gli abitanti del posto, e soprattutto quando si vedono i segni dei proiettili sul muro, è una cosa che mi ha lasciata un po' spiazzata. Mi piacerebbe fare questo viaggio perché comunque è un'esperienza che tutti dovrebbero fare, perché appunto mettere fine alle guerre che ci sono tuttora oggi. A me piace, mi è piaciuto molto il video per il semplice fatto che anche se ci sono state anche tutte quelle vicende che sono accadute in quel territorio, almeno impari qualcosa che qui non riesci a capire. Il video è stato bello, montato bene, interessante, però cioè, nonostante che ho ascoltato tutto quello che è stato detto, non mi interessa proprio come viaggio, perché diciamo ho delle idee un po' diverse. Ah sì, la stessa cosa penso io, che è troppo serio come cosa, io non sono di queste idee qua. Siamo qui con i ragazzi che hanno partecipato al viaggio l'anno scorso e volevo chiedervi un consiglio da dare ai ragazzi a quest'anno. Io ho già detto che prima di partire ero insicuro, poi quando sono tornato, wow, è una cosa da non perdere, io cioè, se riesco la ripeterò questa esperienza. È stata una sorpresa, appunto, come ha detto Abdal, che tutti noi ci aspettavamo, ok, una gita bella, però non così tanto. Infatti io sono personalmente sono rimasto molto sorpreso. Andateci, perché veramente vi stupirà, una bella esperienza. Poi con gli amici, io ci ho messo tanto a convincerli, però bello, veramente.